Qui non è scontato desiderare di organizzare un convegno in nome di una passione. Grazie a Giovanna Melandri, presidente del Maxi, amica di Jonas da molti anni, per questa opportunità. Per questa opportunità bellissima di realizzare qui il nostro seminario, un gesto che esprime il suo stile entusiasta e di grande apertura interdisciplinare e interistituzionale. Cerchiamo contaminazioni generative tra linguaggi diversi, costantemente. Quindi voi siete qui anche perché consideriamo il vostro linguaggio, la vostra ricerca, un filone di grande interesse per generare quelle contaminazioni, appunto, generative. Quindi veniamo al tema del nostro seminario di quest'anno, che si intitola appunto Creatività e inconscio. Un tema irrinunciabile in una cornice come questa, ma anche un tema importante che siamo lietissimi di condividere quest'anno con un pubblico più ampio. I temi di cui parlate oggi, no? Cioè il tema dell'adolescenza, dei giovani, la dimensione femminile, la dimensione del corpo, sono tutti temi che attraversano il modo di ripensare e riorganizzare un'istituzione oggi. Perché i giovani potrebbero essere indotti a pensare dal discorso sociale dominante che creativi siano soltanto i pubblicitari o comunque chi abbia l'ardire di saltare, come dire, nel carro dei vincitori, che nella società contemporanea è il carro della visibilità, della cosiddetta visibilità. Ecco, la psicanalisi amplia il significato della parola creatività. L'essere creativi non ha necessariamente a che fare con la visibilità e con il successo, che possono esserne degli effetti secondari, ma ha a che fare con la possibilità di rispondere in modo singolare alla nostra più intima vocazione, alla nostra particolare vicenda esistenziale, qualunque essa sia. Mi chiedo se c'è un inconscio nelle istituzioni. Mi chiedo se c'è un modo per un'istituzione di guardare la sua ombra, o forse anche la ombra delle istituzioni che ci affiancano o che competono anche con noi. Perché io credo che per prenderci cura delle istituzioni, per restituirle pienamente alla loro funzione, alla loro responsabilità, forse bisogna anche farsi questa domanda. Ci potete immaginare, aiutare a immaginare una, come dire, una riconvocazione generativa anche di un'istituzione che si occupa di cultura? Il tema della creatività nella prospettiva psicoanalitica. La psicoanalisi si interessa da sempre alla dimensione della creatività e dell'arte, perché ravvede in esse un patrimonio di ineguagliabile ispirazione per il lavoro clinico. Dunque la psicoanalisi guarda al lavoro dell'arte e dell'opera d'arte, che rappresenta un vertice, diciamo, della sublimazione, un'altezza sublime e anche misteriosa, ma guarda anche alla creatività come possibilità umana di rispondere in modo singolare e vitale al mestiere di vivere. Bene, iniziamo.